Allora, ci siamo. Ciao. Ben ritrovati. E, volevo, prima di dare la parola a Vito, volevo dirvi l'argomento che tratteremo adesso è la produzione cinematografica. Quindi avremo sino all'1.30, parleremo di questo argomento. Oggi pomeriggio invece tratteremo della regia, tutto il pomeriggio. Sì, okay? Regia e linguaggio filmico più che altro. Regia e linguaggio filmico, ok. Allora la parola a Vito. Ok, partiamo sempre dalla nostra sceneggiatura. Partiamo dal fatto che adesso la sceneggiatura è stata scritta, approvata, funziona, ultima stesura e quindi abbiamo un punto di partenza. Come vedete, quando finisce questo lavoro qua sulla sceneggiatura, è un punto di partenza, non è una fine. Cioè non è che finiamo di scriverla, abbiamo finito. O meglio, ora vedrete quando parleremo delle figure professionali, che quando si gira un film, la squadra, il team, a seconda dell'incarico che ricopre, vedrete che ci sarà sempre, ci saranno figure per cui il lavoro finisce e figure per cui il lavoro comincia. Quindi nel momento in cui la sceneggiatura è pronta, il lavoro dello sceneggiatore è finito, ok? Tranne che ci sono casi in cui anche sul set lo sceneggiatore dà una mano magari a riscrivere i dialoghi, capita a volte, ci sono casi del genere. Quindi diciamo che in linea di massima, nel momento in cui è scritta la sceneggiatura, per lo sceneggiatore il lavoro è finito. Quindi è terminato il suo contributo al film. Immaginate il film come un contenitore proprio, come un contenitore nel quale confluiscono tante professionalità, tanti contributi da parte di varie figure professionali, in cui non c'è una figura professionale più importante dell'altra. Ma tutti quanti sono fondamentali, perché sono proprio delle rotelle di un ingranaggio perfettamente funzionante. O meglio, perfettamente funzionante viene fuori un bel film. Se invece non sono perfettamente funzionanti, c'è qualche rotella che non funziona bene, ci sarà il film che zoppicherà da qualche punto di vista. Quindi, dalla prima figura professionale all'ultima figura professionale, sono tutti quanti fondamentali, tutti importanti. Io non sopporto quando viene detto no, ma quella là non è una figura professionale importante. Non è vero. Tutti sono importanti, perché tutti quanti lavorano gomito a gomito come una squadra per fare insieme, per fare il bene del film, per fare il meglio per il film. Ok? Allora, quindi lavoro finito sulla sceneggiatura. Abbiamo in mano un pezzo di carta, dei fogli di carta che ci piacciono, che ci convincono, siamo entusiasti, il produttore anche l'ha letta e l'ha approvata, eccetera, eccetera. Vediamo come funziona il lavoro e quali figure professionali intervengono e cosa fa ogni figura professionale. Intanto il produttore. Il produttore è quella figura professionale che ha già messo in moto la macchina. Sappiate che quando si passa dal soggetto al trattamento, alla scaletta, già la macchina si è messa in moto. Difficilmente, e non ve lo consiglio, non vi consiglio di scrivere una sceneggiatura se prima non avete un minimo di garanzie che il soggetto sia piaciuto a qualcuno che lo voglia portare avanti. Ok? Perché è un lavoro che farete, un lavoraccio che farete di ricerca, di studio, che ovviamente se poi non verrà realizzata andrà via, andrà buttato ormai, perché comunque è un lavoro che fate piacevole e di crescita personale. Però comunque, è un lavoro che farete di qualcosa che non verrà mai realizzato, che rimarrà nel cassetto. Invece vi consiglio di fare sempre il soggetto, il produttore dice ok, mi piace, voglio investire in questa cosa e andate avanti. Ma nel momento in cui si passa di solito dal soggetto al trattamento o alla sceneggiatura, la macchina è già partita, la macchina è in moto. Per macchina in moto intendo che già cominciano a essere messi soldi, a essere investiti soldi sul progetto. Ok? Allora, che succede? Il produttore, capiamo che cosa fa il produttore. Dicevo ieri, il produttore, dimenticatevi che è una figura col sigaro in bocca, con il miliardario che un po' folle che brucia dollari, che ne so, che accende sigarette con i dollari. I produttori sono degli imprenditori. Sono persone che di solito non mettono soldi di tasca propria. O in parte investono di tasca propria. Sono più che altro, immaginate, delle persone che raccolgono, che mettono insieme dei soldi. In che modo? Intanto
dal Ministero della Cultura e Spettacolo, dal MIBACT, che garantisce dei soldi per i progetti cinematografici, cortometraggi, lungometraggi, documentari, eccetera, eccetera. Ok? Quindi garantisce una quota per poter permettere la realizzazione di un prodotto cinematografico. Sia per quanto riguarda lo sviluppo sceneggiatura, una prima piccola quota di 10.000 euro, 30.000 euro che vanno sullo sviluppo della sceneggiatura, che sia poi una quota più sostanziosa che va sulla produzione proprio del film. Ok? Quindi intanto raccoglie sviluppo sceneggiatura e quota di produzione dal ministero, per esempio. Poi dalla Film Commission. Ogni regione, bene o male, ha una Film Commission. Io dico sempre, noi siamo fortunati perché abbiamo la Puglia Film Commission, che è una di quelle Film Commission in Italia che lavora meglio, che invidiano in tutta Italia, perché lavora bene, perché ha delle persone giovani, appassionate all'interno e che stanzia molte risorse, non solamente in termini economici, ma anche come supporto. Ad esempio abbiamo i cineporti che permettono di fare, che so, casting all'interno o proiezioni o altre cose, ma sembra che sto facendo pubblicità alla Film Commission, ma è giusto che la faccia, perché molti dicono, ma da dove comincio a produrre un mio cortometraggio? Io dico sempre, chiama la Film Commission, cerca di capire in che modo può aiutarti, perché è tuo diritto di farti aiutare dalla Film Commission, che è un organo, è un ente che esiste appunto per come faro per chi voglia fare cinema. Quindi il Ministero mette una quota, la Film Commission mette altri soldi, anche la Film Commission ha vari fondi, ha il fondo per lo sviluppo sceneggiatura, ha il fondo che si chiama National, che serve per produrre in maniera più sostanziosa film, cortometraggi, documentari, videoclip, eccetera. Poi, leggendo la sceneggiatura, mi rendo conto, per esempio, dicevo ieri, neanche a farlo apposta, sembra fatto veramente apposta, questa sceneggiatura parte con Piero guida soddisfatto la sua Volvo. E quindi io come produttore cosa faccio? Chiamo la Volvo e dico, senti, guarda che nella mia sceneggiatura io inquadrerò il marchio Volvo. Mi puoi in qualche modo dare una mano? Puoi contribuire a questo progetto? Ovviamente la Volvo non è che dirà, ma sì, dai, facciamolo. Vi dirà, mandami il progetto, se sono interessati. O vi dirà, no, non mi interessa, ma prendiamo, puta caso, dica sì, ok, sono interessato, vorrà leggere la sceneggiatura, perché ovviamente non vuole mettere il suo marchio per qualcosa che non sia degno, che lo faccia venire fuori in maniera negativa. Nel caso in cui dica di sì, posso avere soldi magari dalla Volvo, oppure avere gratis per esempio una macchina, quindi non noleggiarla, ma averla gratis, ok? Scambio merce. Quindi all'interno del film magari ci sono i prodotti che posso inquadrare perché fanno parte della storia e posso racimolare altri soldi. Questa operazione si chiama product placement, cioè posizionamento di prodotti commerciali all'interno di un prodotto filmico, di una struttura filmica. Quello che vi consiglio è di farlo in maniera intelligente. Cioè non fate che ogni 3 secondi il protagonista tira fuori la bottiglietta con la marca, che ne so, di acqua minerale, poi fuma una sigaretta e fa vedere il pacchetto a favore di macchina. Cioè viene fuori una cosa oscena, perché ovviamente lo spettatore è intelligente e dirà ma quanto gli ha dato che ne so, il teatro sospeso, ma quanto gli ha dato quell'altra marca di prodotti commerciali? Cerchiamo di fare in modo sempre da rendere il tutto funzionale alla narrazione. Quindi l'acqua minerale la posso anche inquadrare e far vedere, ma perché nella storia è motivata questa cosa, non è gratuita, come alcuni film che spesso si vedono, purtroppo. Ok? Poi che altro? Posso per esempio coinvolgere aziende che in cambio di, che ne so, a livello di cortometraggi per esempio, magari in cambio del nome sulla locandina o sul materiale pubblicitario investe una piccola quota. È chiaro? Quindi il produttore è una persona che mette insieme proprio le forze, che mette insieme i soldi per poter produrre questo lavoro. Quanto? Cioè, quanto deve mettere insieme? Dipende. Si fa un lavoro di spoglio della sceneggiatura, un primo lavoro,
Io leggo la sceneggiatura, ripeto, e vedo qui, che ne so, Piero guida soddisfatto la sua Volvo. Ah, quindi c'è una macchina, mi costerà più o meno il noleggio 100 euro al giorno. E scrivo 100 euro al giorno. Intanto questo lavoro qua è di 22 minuti, me lo leggo, secondo me ci vogliono 5 giorni per fare questo cortometraggio. Quindi 100 euro moltiplicato 5 giorni, perché magari la macchina mi rendo conto che è sempre presente, e quindi 100 euro per 5. Ci sono per esempio 5 protagonisti nel film, 5 attori. Quanto costano minimo sindacale gli attori? 80 euro al giorno. Bene, 80 euro al giorno per 5 attori, per 5 giorni, quanto vengono a costare? L'attore ovviamente, all'attore devo pagare l'assicurazione antinfortunistica, gli oneri sociali, devo inquadrarlo quindi per quanto riguarda tutta la burocrazia. Quanto mi viene a costare? Quindi viene fuori un altro costo. Per esempio, mi rendo conto che c'è lavanderia gettone, cioè tra le location. Devo ovviamente andare a cercare una location. Nella migliore delle ipotesi, il titolare mi dirà: ah, che bello! Quindi vedrà, si vedrà la mia lavanderia, lo voglio fare gratis. Ma è difficile che sia così, perché ovviamente io vi sconsiglio di girare con l'attività aperta. Ragazzi, non lo fate mai. Cioè, mi è capitato a volte. Amici che hanno girato, che ne so, nella location mentre era funzionante, tipo in un bar, mentre venivano i clienti. Ma no, come si fa? La troupe cinematografica è molto invadente come situazione, cioè è una cosa molto invadente. Date fastidio quando andate in un posto e molte volte il titolare della location non si rende conto di quanto fastidio darete. Poi magari chiedete: posso attaccare il riflettore alla, che ne so, alla corrente elettrica? E quello vi dirà: sì, tranquillo, posso far passare questo cavo da qui? Comincia a dire: devi proprio? Sì, ok, va bene. Poi arriva il cliente che vi dice: ma che stai inquadrando? Ma io non posso essere inquadrato, sto con l'amante, non mi puoi inquadrare. Ah, ok, va bene. Quindi immaginate quanti problemi. Quindi la cosa migliore qual è? La cosa migliore è pagare il gestore per quella giornata, fargli chiudere il locale e averlo a nostra completa disposizione. Quindi quanto costa far chiudere la lavanderia a gettone? Costa 100 euro al giorno, altra spesa. Una volta fatto il totale, quindi immaginate per 22 pagine ogni piccola voce, io mi piace il termine vivisezionare, anche se sono animalista, in questo caso qua mi piace perché non si fa male la sceneggiatura. Io viviseziono proprio punto per punto la sceneggiatura. Io, ovviamente non io, chi fa questo mestiere qua, non lo fa il regista, mi raccomando. Quindi vede tutte le voci che hanno dei costi. Ecco perché molte volte lo sceneggiatore quando scrive già un minimo non è sbagliato che tenga conto di certe cose. Se lo sceneggiatore scrive lo Space Shuttle atterra a Bari in Piazza Ferrarese, scriverlo ci mette un attimo, ma un produttore che legge lo Space Shuttle. Ok, ciao! Perché ovviamente capisce quanto costerà questa cosa. Scrivere è facile, ma poi girare. Devo avere uno space shuttle direttamente da Cape Canaveral da far atterrare a Piazza Ferrarese. Quanto mi costa? Non so se sono chiaro, ovviamente sto esagerando. Quindi, una volta fatto il totale, la somma tirata la linea, mi rendo conto che questo cortometraggio qua vale 5.000 euro, vale 10.000 euro, 30.000 euro. Ok? Ovviamente, se fosse in costume, per esempio, in costume vuol dire che non è ai giorni nostri. Non è necessariamente in costume, non vuol dire per forza che sia nel Medioevo. Costume è anche anni 80 e anche anni 90. Cosa vuol dire? Che ad esempio, se io inquadro la strada, non posso far passare la Mercedes di ultima generazione, ma devo ovviamente fare in modo che siano parcheggiate delle macchine che siano inerenti al periodo che sto trattando. Quindi se faccio anni 60, ci metterò la 500. Non può passarmi, mentre faccio un film anni 60, mi passa, che ne so, la Lamborghini Diablo, o che ne so, mi passa una macchina elettrica. Sarebbe anacronistico. Quindi, tirate la somma, mi rendo conto quanto costa il film. Io, produttore, mi rendo conto se lo posso girare, se lo voglio girare, diciamo che lo voglio girare, racimolo questi 20.000 euro, in quei modi che vi ho detto. Una volta, e solo quando mi rendo conto che i soldi ce li ho, metto in moto la macchina. Quindi do questa sceneggiatura ai vari reparti. Ad esempio, lo do al reparto scenografia. Quindi c'è una scenografa che legge la sceneggiatura dal suo punto di vista. Quindi
Quindi non farà caso, per esempio, ai costumi, ma farà caso alle ambientazioni. Si renderà conto che c'è, per esempio, la lavanderia gettone dove serve posizionare, che ne so, un appendiabiti. Quindi insieme all'attrezzista, l'attrezzista chi è? È un ruolo che intanto è mutuato dal teatro. L'attrezzista è quella persona che praticamente si preoccupa di reperire quello che serve nel film, gli oggetti di scena, per esempio. Quindi se mi rendo conto che c'è una scena in cui c'è un microfono che serve, l'attrezzista si preoccuperà di reperire un microfono. Chiaro? Ovviamente anche la scenografia farà il suo piano dei costi. Anche la scenografia dirà, dal punto di vista mio, personale, tutto il mio lavoro di arredamento, di scenografia, attrezzerie, eccetera, viene a costare più o meno 5.000 euro. Quindi viene aggiunto a quel famoso piano dei costi. Ok? La scenografa, lo vedremo anche oggi pomeriggio, così capiamo un attimino i ruoli, i reparti. La scenografa in realtà nel cinema moderno, non parliamo propriamente di scenografa nel cinema moderno, perché la scenografa in realtà è colei che ricostruisce gli ambienti. Lo vedremo il pomeriggio quando parleremo per esempio dell'espressionismo tedesco. Vedremo delle cosette. E quindi la scenografa, inteso come significato puro della parola, è quella persona che ricostruisce delle cose. Faccio l'esempio. Nel corto che ho fatto io 2 estati fa, ho fatto un'operazione da pazzi, che è stata quella di ricostruire ex novo, siccome il film era ambientato in Germania, ma girato a Foggia, in provincia di Foggia, non mi dite per quale motivo e come mai, ma ha funzionato. La scenografa ha dovuto ricostruire ex novo una casa. Proprio una casa col tetto spiovente tipico tedesco, l'ha ricostruita ex novo, l'ha messa su proprio come i pionieri, in mezzo su una diga, su uno spiazzo adiacente una diga, ha ricostruito questa casa. Quindi in quel caso parliamo di scenografia pura, ha ricostruito qualcosa. Il film che ha fatto Olmi a Bari, vi ricordate? Forse qualcuno si ricorda. Olmi ha girato un film a Bari dove ha ricostruito una chiesa all'interno del palazzetto dello sport di Japigia. In quel caso noi parliamo di scenografia, c'è una ricostruzione di un ambiente. La maggior parte delle volte nei film italiani o comunque nei cortometraggi in particolare non c'è un vero e proprio lavoro di scenografia, ma più che altro un lavoro di arredamento. Qui andiamo a sistemare degli ambienti già esistenti, non andiamo a costruire Palazzo Bianchi, ci mettiamo magari una sedia, ci mettiamo un armadio, ci mettiamo del materiale, quindi è più arredamento che scenografia. Chiaro? Beh, se prima diciamo si creava la casa di Francesco, ora si va direttamente alla casa di certo, Francesco. anche se vedremo il pomeriggio che ricostruire un ambiente ha dei pro e dei contro. Spesso si ricostruisce un ambiente proprio per risparmiare soldi. Parliamo di grosse produzioni. Ok? Poi lo vedremo nel pomeriggio comunque. Quindi la scenografia fa il suo lavoro. Scenografia che comprende vari assistenti, attrezzisti che capiscono anche col regista. Il regista è sempre presente. Quando si fa lo spoglio di sceneggiatura da parte della scenografia, c'è il regista molte volte, perché quando ad esempio l'attrezzista capisce gli oggetti di scena, è un lavoro che si fa con il regista anche. Perché magari il regista può chiedere, anche se dovrebbe essere in sceneggiatura, può chiedere magari qualcosa che non è scritto, da aggiungere nell'elenco del materiale, degli oggetti di scena. Ok? Poi passa la sceneggiatura a un altro reparto, passa al reparto costumi. Ovviamente tutti questi reparti, sia chiaro, sono reparti di professionisti. La scenografa fa un lavoro artistico, non fa un lavoro di manovalanza, fa un lavoro artistico. Tant'è vero, io dico sempre che la scenografia è uno di quei ruoli premiati, per esempio, agli Academy Awards, agli Oscar. Viene premiato perché fa un ruolo artistico, che in molti film ha un ruolo preponderante. Pensiamo, che ne so, Gravity, a Gravity o ad altri film magari in costume, tipo, mi viene in mente, che ne so, Anna Karenina, il film con Keira Knightley, no? Questi film di ambientazione, film in costume, no? Dove c'è una ricostruzione totale degli ambienti. Ok? Poi la sceneggiatura passa al reparto costumi e si fa un nuovo spoglio. Spoglio vuol dire appunto prendere pagina per pagina, penna in mano, block notes accanto e leggere passo per passo la sceneggiatura. Poi
Ovviamente da un altro punto di vista. La costumista non farà un lavoro sugli ambienti, ma farà un lavoro sui costumi. Quindi capirà, per esempio, Piero, che è uno dei personaggi di questa sceneggiatura, quanti cambia? Intanto quante pose ha? Per posa si intende quanti giorni gira Piero? Cioè su 5 giorni che dura lo shooting di questo film, quanti giorni è impegnato Piero? Per esempio, Piero è il protagonista, è sempre presente, quindi capiamo che per 5 giorni Piero è sempre presente, quindi ha 5 pose. Allora, bisogna capire adesso che costumi servono a Piero? Lo capiamo da qua? Piero, per esempio, che ne so, qua non dice nulla, però si capisce che forse è un imprenditore, perché ha un contratto firmato, ha un orologio digitale su... Vabbè, Ah, questo non questa è c'entra una niente. macchina, sì. Ok, ha una Volvo, quindi si capisce che è un minimo, che ha una persona abbiente, non ha una 500, ma una Volvo. E quindi cominciamo a fare un lavoro di ricerca, la costumista, professionista, artista, comincia a fare un lavoro di ricerca dal punto di vista dei costumi. Molte volte li reperisce i costumi da una costumeria, oppure addirittura a volte capita che li disegna, fa dei bozzetti. Ovviamente non li realizza lei, ma li fa realizzare a dei manovali, chiaro? Quindi a dei sarti magari che realizzano quello che lei ha disegnato. È un po' come la differenza che c'è fra architetto e muratore, no? O tra ingegnere e muratore. Non è l'ingegnere che si sporca materialmente le mani, che prende la cazzuola e butta la calce sul... L'ingegnere fa il progetto e poi il muratore fa diciamo, il lavoro sporco, diciamo così, tra virgolette. Fa il lavoro di fatica. Ok? La costumista lo stesso, tranne rari casi in cui magari a piccoli... In produzioni piccole può essere pure che la costumista si diverte anche a imbastire vestiti, a Ma sì, ma cucire, a quello l'ho tagliare. visto io prima la sartoria, stava al momento a preparare i vestiti, a qualche... Però la sartoria che faceva capo Capo, sì, a una costumista. Ok? Quindi che cosa fa la costumista? Intanto capisce quanti personaggi sono e quanti cambi hanno. Chiaro, ogni personaggio non è che noi siamo sempre vestiti uguali. Quindi se io capisco che Piero, che il film si svolge in... lo giriamo in 5 giorni, ma la narrazione, per esempio, è in 3 giorni. Piero è sempre presente, non può stare sempre vestito con lo stesso maglione, stessa maglietta, stesso pantalone. Gli do, per esempio, 3 cambi. Chiaro? Quindi lo faccio perché deve essere reale la cosa. Tranne che non facciamo, per esempio, che ne so, un film su Dylan Dog, so che chi lo conosce di voi, Dylan Dog, un personaggio dei fumetti. Ovviamente Dylan Dog ha sempre la camicia rossa, il jeans, è un personaggio di un fumetto, quindi può anche avere teoricamente un cambio. Ma in quel caso ovviamente parliamo di un fumetto, di un personaggio di un fumetto che ha quel tipo di costume e non si cambia mai. O perlomeno non è che non si cambia, avrà un armadio pieno di camicie rosse, pantaloni di jeans, eccetera, eccetera. Chiaro? E quindi si fa questo secondo lavoro da parte della costumista. La costumista lo stesso dirà, ok, allora, partiamo dal fatto che magari a livelli un po' più bassi, io parto dal dire a Piero, Piero chi lo interpreterà? Domenico. Domenico, ce l'hai un pantalone, un jeans scuro, un jeans non troppo chiaro e una camicia gialla? Lui mi dice: Ah, sì, ce l'ho. La camicia gialla la posso chiedere a mia nonna, che mio nonno ce l'aveva una camicia gialla, posso trovarla. Quindi si parte magari a piccoli livelli, soprattutto da quello che l'attore ha. Ok? Dopodiché, non so, non c'ho il cappotto particolare che è richiesto nella sceneggiatura. Vabbè, allora vediamo se lo riusciamo a reperire. Quanto costa reperirlo? Devo noleggiarlo? Ha un costo. Voglio un cappotto particolare che però non si trova in commercio. Ok, devo disegnartelo. Devo farti un progettino, una bozza. Dopodiché la proviamo, lo facciamo realizzare a un altro costo. Anche la costumista, alla fine, con i suoi assistenti, con le sarte, con tutti gli assistenti vari, ovviamente mi dà un preventivo del suo lavoro. Ok? Che si aggiunge al calderone. Del budget finale di quanto costa il film, ok? Poi passa la sceneggiatura a un altro reparto, passa che altro reparto? Alla fotografia, per esempio. Direttore della fotografia parla con il regista,
vedono insieme le inquadrature e dice: ok, allora per illuminare questa scena voglio utilizzare, che ne so, delle lampade, delle luci a scarica da tot watt. Mi serve quindi un gruppo elettrogeno da tot con questa potenza qui. Mi servono 5 lampade, mi serve, che ne so, questo tipo di luce particolare. Quanto costa questo materiale? Devo fare un'inquadratura particolare. Ok, mi serve quell'ottica lì. Quindi facciamo una lista delle ottiche, che macchina da presa utilizzare, che tipo di luci utilizzare, quanti elettricisti mi servono. Se io devo fare un film facile con una location, magari mi basta un elettricista. Se devo fare un film complesso dove devo illuminare, che ne so, una piazza, mi servono 5 elettricisti. Perché? Perché se lo faccio con uno ci metto molto più tempo a fare questo lavoro qua. E quello che lo fa, poverino, si ammazza di lavoro. Si stanca e giustamente diventa nervoso, fa male il lavoro e mi manda al diavolo magari perché è nervoso. Invece metto 5 elettricisti che fanno il lavoro con calma, che si distribuiscono nello spazio e agli ordini del caposquadra elettricisti, che è quello che coordina i vari elettricisti, il caposquadra elettricisti, che è agli ordini del direttore della fotografia. Vedete com'è tutto quanto un po' militaresco? Quindi c'è direttore della fotografia che parla con i caposquadra, elettricisti e macchinisti, che ora vediamo macchinisti che sono, che hanno alle loro dipendenze, ai loro ordini, diciamo così, hanno una squadra di elettricisti. Ok? Chiaro? Macchinisti. I macchinisti sono quelli che, per esempio, ti sistemano un carrello. Poi vedremo pomeriggio cos'è un carrello. Lo capiamo bene o male. Immaginate il treno, no? Che c'ha i binari, con una piattina che sopra scorre, quindi questo binario non lo mette una persona che si improvvisa, ma bisogna metterlo in un certo modo, deve essere messo in bolla, deve essere messo, immaginate un terreno scosceso, un terreno non in piano, non è facile piazzare dei binari che poi ci passa sopra un carrello con del peso sopra e non cade magari la macchina da presa che costa 30, 40, 50, 100 mila euro. Che poi ovviamente il produttore poverino deve piangere. Quindi mettere questo carrello qua è un lavoro di un certo tipo, un lavoro che deve fare un professionista. Quindi ci sono i macchinisti che montano, che ne so, un binario, che montano, che ne so, poi vedremo il pomeriggio, proprio vi farò vedere che cos'è un carrello, cos'è un crane, cos'è un jimmy jib, cos'è questi nomi strani. Qualunque tipo di attrezzatura venga montata la fanno i macchinisti. Ci sono i macchinisti che sono quelli che fanno il lavoro sporco, c'è il caposquadra che è quello che li coordina, il caposquadra macchinisti. Il caposquadra macchinista a chi fa riferimento? Al direttore della fotografia sempre, è chiaro? E quindi non può essere che un macchinista salta il caposquadra macchinisti e va dal regista o va dal direttore della fotografia, non può scavalcare il suo diretto. Superiore, diciamo così, uso questi termini che sono un po' militari, però rendono comunque l'idea. Devono andare seguendo in qualche modo la scala gerarchica, perché vi assicuro che sui set, quando si scavalcano, si interferisce nei ruoli, succedono i casini. Perché si va in confusione. È giusto che sia così. Perché magari il caposquadra o il regista ha mille cose a cui pensare, va il macchinista gli chiede una cavolata, a cui poteva rispondere invece un'altra persona che era preposta a rispondergli. Quindi non si scavalcano le varie figure professionali, tranne che non sia, magari che ne so, il caposquadra gli dice: guarda, non lo so, vai a chiedere al regista, anzi neanche, vai a chiedere, si va in qualche modo in ordine, quindi vai a chiedere al direttore della fotografia, chiaro? E va a chiedere magari all'elettricista, fa il saltino e passa dal caposquadra, va al direttore della fotografia. Ma c'è rispetto dei ruoli, questa è una cosa importante. Il fonico, il copione arriva al fonico che vede quanti sono gli attori, com'è l'acustica della location. Mi serve un tipo di microfono anziché un altro, mi servono tre microfoni. Fai un'inquadratura molto larga, quindi non posso usare il boom, che è quel microfono che si mette con l'asta dall'alto, perché se sto molto largo lo vedo nell'inquadratura, quindi devo usare radiomicrofoni, che sono praticamente questi qua. E quindi mi costano, hanno un tipo di costo, anziché magari un boom, un microfono con un'asta, ok? Quindi anche lui fa il suo spoglio.
microfonista, fonico, che è colui che c'ha in mano il mixer dove arrivano tutti quanti i vari microfoni, che ha a sua volta come assistente un microfonista, che è colui che piazza i microfoni. Ad esempio, io non posso mettere in un film un microfono così a vista, perché ovviamente rivelo la finzione scenica. Quindi che faccio con questo microfono qua? Il microfonista, che è un professionista sempre, lo nasconde. Magari crea, che ne so, con la costumista, crea una tasca per nasconderlo da qualche parte, o per esempio lo mette sotto la maglietta, dico cavolate, o lo mette da qualche parte in cui non si vede poi nell'inquadratura. Chiaro? Microfonista. Quindi come vedete ogni reparto è adibito a fare il suo lavoro e non interferisce nei lavori degli altri. La costumista non dice, ma la scenografia qui la vedrei in questo modo qua, perché non è sua competenza. Chiaro? Segretario di edizione, questa è una cosa molto importante, vi prego di fare massima attenzione, perché devo introdurre un concetto che approfondiremo il pomeriggio, che appartiene solamente al cinema, che si chiama continuità. Mi raccomando, perché è una cosa che sembra complicata, bisogna concentrarsi un attimo. Che cos'è la continuità? Quando facciamo un film, è rarissimo che si giri. Avete domande? Intanto facciamo un attimo di, se volete, ci fermiamo un secondo. Se avete domande, Solo così bevo un po' d'acqua. no, solo una curiosità, quando si parla di direttore di fotografia, Sì. abbiamo detto che lui ha Abbreviato solo. in DOP o DP. Sì, ci sono elettricisti, Io purtroppo non c'ho una lavagnetta, perché chi altrimenti ha sarebbe detto stato. alle luci e ai macchinisti? Allora, immaginate direttore della fotografia. Immaginate lo schemino proprio, io Sì, purtroppo a non ho una lavagnetta, piramide. una piccola piramide. Direttore della fotografia, da cui praticamente ci sono, da cui, diciamo, che, a cui fa riferimento capo squadra elettricisti, capo squadra macchinisti. Capo squadra macchinisti c'ha i suoi. Capo squadra macchinisti c'è cioè i suoi macchinisti, capo squadra elettricisti c'è cioè i suoi Elettricisti. elettricisti. Per ciò che riguarda i macchinisti, sono le persone che sono fisicamente dietro alla camera Sono oppure. tutti dietro la camera, sono tutti Sono quanti tutti. nel backstage, diciamo così, nel dietro le quinte. Cioè, non solo loro si occupano dall'inizio alla fine di posizionare le Assolutamente. camere e starci dietro le camere. Attenzione, non confondiamo con un altro ruolo che è quello dell'operatore. Operatore alla macchina, materialmente in mano, la macchina presa. Questo sì. No, 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 no. Il macchinista è quello che monta, per esempio, il treppiedi su cui sta, si chiama Sì. bazooka, cioè il treppiedi, diciamo, su cui sta, è montata fisicamente. Immaginate qui questa camera qui. Prendiamo questa camera. Ci sarebbe l'operatore alla macchina, che è colui che sta proprio vicino alla macchina presa e quindi fa i movimenti di macchina, che ne so, se macchina a mano si muove con la macchina presa, inquadra, eccetera, eccetera. Ma quello treppiedi che vedete non lo monta l'operatore alla macchina, ma lo monta, per esempio, lo monterà il macchinista, chiaro? Cioè si chiama macchinista perché è addetto a tutta la meccanica che è sul set, a tutte. Tutto quello di meccanico che c'è sul set, mettere in piedi, che ne so, un binario, montare per esempio, che ne so, appunto una stella e bazooka, che sono, questo qua si chiama treppiedi. Nel cinema abbiamo la parte di sotto che è una piattina con tre gambette che si chiama stella, su cui viene montato un bazooka, che sono praticamente telescopico con pezzi che si aggiungono, praticamente dei tubi metallici su cui è piazzata poi la macchina presa. Ok? Oppure che ne so, c'è un camera car, cioè va montata la macchina presa su una macchina che si deve muovere e quindi va piazzato la staffa che va sul cofano della macchina, va avvitato, va sistemato. Questo lavoro qua lo fanno i macchinisti. Nel caso della sterica, per esempio, La sterica o la steadicam. è una cosa a parte che vedremo pomeriggio. In quel caso, essendo una cosa molto particolare la Steadicam, perché ha una meccanica molto particolare. In quel caso, molte volte l'operatore Steadicam è colui che anche, non molte volte, la maggior parte delle volte, è colui anche che la mette, che la predispone all'utilizzo. Non c'è il macchinista di solito che la monta, ma c'è Con le l'operatore due Steadicam che persone. monta anche, o un suo assistente che monta la Steadicam, che poi capiremo che cosa è, Sì. altrimenti parliamo arabo.
Ok? Altre domande? Vediamo un attimo il ruolo appunto della segretaria di edizione, che è un ruolo che pochi conoscono, ma che è fondamentale in un film, come tutti i ruoli tra l'altro. Abbiamo già visto che la segretaria di edizione è colei che praticamente appena... Intanto perché segretaria di edizione, non segretario? Perché comunque siamo in una società molto maschilista e stranamente c'è un ruolo che è declinato al femminile. Come mai questa cosa qui? Perché si è visto che è un ruolo, negli anni ovviamente, si è visto che è un ruolo che ricoprono molto meglio le donne rispetto agli uomini. E in qualche modo è rimasto, almeno in Italia, la dicitura segretaria di edizione. Se ci fate caso, nella maggior parte dei film difficilmente troverete quel ruolo ricoperto da un uomo, ma nel 90% dei casi lo ricoprirà una donna. Perché è un ruolo fatto di minuzie, di particolari, di attenzione, quindi, non lo so, si è visto che lo fanno meglio le donne. Ci sono anche degli uomini che lo fanno, attenzione, ma nella maggior parte dei casi è un ruolo che ricoprono le donne. Che cosa fa quindi la segretaria di edizione? Abbiamo già visto, per esempio, che quando termina una sceneggiatura, lei si occupa di fare il minutaggio, cioè col cronometro alla mano, di capire quanto dura questo film. Una brava segretaria di edizione riesce a fare un minutaggio quasi perfetto. Cioè, quando poi viene fatto il film, rispetto alla sua previsione, perché ovviamente è una previsione la sua, sfora di pochissimo, se è brava. Quindi fa questo primo lavoro. Ma soprattutto il suo lavoro è sul set. Che cosa fa la segretaria di edizione? Intanto sta vicino al regista, quindi lavora gomito a gomito col regista, e si occupa di assicurare la continuità nel film. Capiamo che cosa vuol dire continuità. È un concetto veramente fondamentale, la continuità. Ed è un concetto, ieri vedevamo differenze fra teatro e cinema, è un concetto che appartiene solamente, proprio peculiare, del cinema. Che cosa vuol dire? Ieri vedevamo il fatto che quando si gira un film è veramente impossibile, non penso esistano casi nella storia del cinema, o comunque se esistono sono veramente eccezioni, i film non vanno mai girati dalla prima scena all'ultima scena. Sarebbe assurdo fare una cosa del genere. Vanno girati, ovviamente, tenendo un occhio sempre al tempo che bisogna impiegare per girare e quindi ai soldi. Che cosa vuol dire? Faccio sempre l'esempio al limite. Che se c'è una sceneggiatura che prevede il protagonista che è in Spagna o che è in Italia, siccome fa schifo l'Italia, c'è una politica che non consente la libera espressione, c'è la crisi economica, bla bla bla, il protagonista decide di emigrare all'estero, va in Spagna, ok? Questa è la storia che stiamo raccontando. Giunto in Spagna, sta 3 mesi, succedono delle cose, sente nostalgia di casa e dice mannaggia, voglio tornare in Italia, e quindi prende l'aereo e torna in Italia. Giriamo il film. Come lo giro io il film? Giro in Spagna, poi torno in Italia, porto la troupe in Italia, porto 40-50 persone in Italia, giro in Italia e poi riporto 50 persone in Spagna e giro in Spagna? Sarebbe veramente da folli, perché il film mi costerebbe il doppio, ok? Allora cosa faccio in maniera intelligente? Mi giro prima tutte le scene in Spagna, poi vengo in Italia e mi giro tutte quante le scene in Italia. Ovviamente ho preso un caso al limite. Ma andando nell'ordinario, succede sempre, torniamo a un esempio più pratico, ci sono per esempio in questa sceneggiatura 5 scene ambientate in questa location, cioè interno Palazzo Bianchi, ok? Ma non sono 5 scene in ordine cronologico, cioè non sono la scena 1, 2, 3, 4 e 5, ma sono la scena 1, 5, 7 e 9, ho detto 5 scene, 1, 5, 7, 9 e 12. Quindi sono scene che comunque hanno in mezzo altre scene. Chiaro? Se mi permetti, io voglio dire una critica. Dimmi. Un po' una produzione, una metà tra produzione e regia. Come tu hai detto, le scene non hanno una continuità, hanno anche una valenza logistica. Certo. Tipo Al Pacino nel primo film del Padrino, no, la produzione non lo voleva. E Francis Ford Coppola si accorse del talento e disse, senti, facciamo sta cosa. Visto che questi stanno un po' rompendo
giriamo alla scena in cui tu uccidi il calabrese e il capo della polizia. E loro girarono quella come prima scena. Da quel momento la produzione disse: ok, lo vogliamo. Vogliamo De Niro. Ovviamente sono casi limite, perché è raro che cada una cosa del genere, però se De Niro può accadere. Quindi dicevamo, abbiamo delle scene da girare qua dentro, ma sono scene distribuite nella sceneggiatura, non sono in ordine cronologico. Questa cosa qui, ragazzi, comporta delle problematiche, perché intanto se io devo girare tutte le scene in questa stanza prima, perché mi conviene, perché se mettiamo pure che c'è una scena qui e una scena fuori, e poi c'è un'altra scena qui dentro, esempio pratico, scena 1 qui, scena 2 qua fuori, quindi a un metro da qui, scena 3 qui dentro. Mi conviene piazzarmi le luci, predisporre la stanza per girare una cosa, dopodiché uscire, quindi spostare tutto fuori, e poi riportare tutto quanto dentro? No, mi conviene girare tutto quanto quello che c'è qui dentro, anche se non è continuo, ma mi conviene girare tutto quello che c'è qua dentro e poi andare fuori e girare tutto quello che c'è qua fuori. Che cosa comporta come rischio questa cosa qui? Ad esempio il fatto che l'attore, che per esempio in questa scena qui ha un maglioncino viola, vinaccio, non so che colore è questo qua, ok? Dopodiché nel passaggio dall'interno all'esterno, no scusate, nel girare un'altra scena qui dentro e non girando in ordine andando fuori, rischiamo che magari l'attore si dimentica che c'è in mezzo una scena e praticamente si alza le maniche, ok? Si alza le maniche. Oppure, peggio ancora, toglie il maglioncino, è una cosa che non capita molte volte nel cinema, perché ci sono appunto delle figure professionali che non lo fanno capitare, ma mettiamo che l'attore è a caldo, di nascosto, senza che se ne accorge nessuno, toglie il maglioncino, d'accordo? Quindi giriamo scena qua dentro, col maglioncino, poi giriamo un'altra scena qua dentro, senza maglioncino, giriamo una scena fuori, dove da sceneggiatura, ovviamente nessuno si accorge che ha tolto il, per assurdo, nessuno si accorge che ha tolto il maglioncino l'attore, giriamo una scena fuori, andiamo in montaggio, film finito, andiamo a fare il montaggio e notiamo che praticamente l'attore all'interno c'è il maglioncino, poi giriamo la scena, vediamo la scena 2 perché va montata ovviamente tutto quanto in ordine cronologico, quindi scena 1 l'attore e il maglioncino, scena 2 l'attore esce, vediamo proprio che esce materialmente e va fuori col maglioncino, rientra, quindi giriamo l'ingresso della scena dall'esterno all'interno, magicamente non ha più il maglioncino nella scena 3, è sparito. Cioè non è che vediamo che se lo toglie, perché va bene se vediamo che lo toglie, no, immaginate, proprio sparisce, udinì, apparizioni, sparizioni, il maglioncino non c'è più. Come facciamo a giustificare una cosa del genere in montaggio? Non si può fare. Quella cosa lì si chiama continuità, è chiaro? Cioè il suo maglioncino ha una continuità, perché non è che serve solamente in una scena e poi ha finito il suo utilizzo, no, questo maglioncino qua serve in tre scene, ce l'ha qui, esce e ce l'ha ancora addosso, ritorna e ce l'ha ancora addosso, quindi ci vuole qualcuno che stia attento affinché appunto l'attore non faccia qualcosa di avventato senza che nessuno se ne accorga. Sono cose che si vedono molte volte nei film, non questo del maglione, credo che non si sia mai, forse... In Pearl Harbor, la scena in cui lui si saluta dicendo che parte volontario, parte perché gli hanno destinato questa missione in Inghilterra, in realtà lui va volontario, e la fidanzata gli dà la sciarpa bianca. Ecco, poi la sciarpa diventa... Nel momento in cui entra nel ristorante, la sciarpa non ce l'ha più. Cioè, non è che vediamo che la toglie, sparisce, ok? Oppure, quindi chi è quella persona che sta attenta a queste cose qua? La segretaria d'edizione, che attenzione, non è che mette le mani addosso all'attore, nel senso, se per esempio l'attore si alza le maniche, perché ha caldo, non è che è lei che gliele abbassa le maniche, ma chiama la costumista, cioè chiama l'addetto, vi sembrerà assurdo, perché tu dici, vabbè che cavolo ti costa, abbassagli le maniche, no, lei chiama il reparto giusto, il reparto interessato, e il reparto interessato viene qui,
magari non lo fa la costumista, la fa l'assistente, e le abbassa le maniche. Perché non è semplicemente un abbassare le maniche, magari, che ne so, c'è da fare una cosa più particolare, bisogna fare una mettere in un modo particolare la manica, fare un risvolto, e quindi lo fa la persona competente, non lo fa lei. Ovviamente si avvale di una macchina fotografica, perché non è che può affidarsi solamente alla memoria, e quindi ogni volta che c'è uno stop, fotografa la scena, in modo che poi, se ha dei dubbi, va a controllare la fotografia e vede che le maniche erano abbassate, non erano alzate. Ora le alzate l'attore, che si prenderà un cazziatone ovviamente, che gli verrà detto: ma sei impazzito? È chiaro, l'attore, lo vedremo domani, l'attore cinematografico deve stare attento a queste cose qua, deve rispettare tutto quello che riguarda il suo lavoro, compreso anche quello che ha addosso. Quindi se io ho le maniche abbassate, non posso così, nella pausa, che caldo, e me le alzo. Al massimo posso chiedere, posso alzarmi le maniche? Ma poi bisogna ricordarsi appunto di abbassarle, di portarle come erano prima. Altro esempio eclatante, c'è un tavolo dove si stanno mangiando le persone ed è apparecchiata la tavola e c'è per esempio il bicchiere davanti al personaggio, al protagonista. Stop, pausa pranzo, arriva, che ne so, il macchinista, c'ha sete, prende il bicchiere di scena, che non è un bicchiere normale, è un bicchiere di scena che serve appunto per la scena, magari quello che c'è dentro non è manco acqua, magari, o non è vino, è, che ne so, un'acqua colorata, o non c'è vodka nel bicchiere ma c'è acqua, per intenderci. Il macchinista ha sete, prende il bicchiere e ci beve dentro, poi lo mette qua, nessuno se ne accorge, andiamo a riprendere la scena, montaggio, perché i nodi vengono al pettine durante il montaggio, il bicchiere è qua, taglio, il bicchiere sta qua, poi il bicchiere torna qua, ma non che qualcuno lo prende e lo sposta, scompare da qui il bicchiere, riappare qui, poi ricompare qua e poi ricompare qua. Chi sta attenta a questa cosa qui? Non la scenografa o l'attrezzista, ma la segretaria di edizione, facendo una fotografia. Ovviamente il macchinista, non dico che viene licenziato se fa una cosa del genere, ma un bel cazziatone se lo prende, perché non si fa. Un professionista lo sa che non si fa, ci mancherebbe altro. Però a piccoli livelli vi capiterà l'amico che dice: oh, sta sedia qua, ma mi siedo sopra. Magari la sedia di scena, dove si siede il protagonista e quindi sta messa in un certo modo, o addirittura è finta, che ne so, è di gomma, dico una cavolata. Ok? Quindi, chi si preoccupa poi di spostare l'oggetto? Non lo fa la segretaria di edizione, ma chiama l'attrezzista che lo fa. Non lo fa lei, lo fa fare a qualcuno. È chiaro, ragazzi? È proprio una persona addetta a controllare che tutto quanto corrisponda tra un'inquadratura e l'altra. Questo per quanto riguarda alcuni esempi. Altro esempio, l'attore, vedremo poi per come si gira una scena dai vari punti macchina. In un punto macchina, ad esempio, che ne so, da questo punto macchina qui, l'attore beve con la mano destra, quindi beve, taglio, passa un po' di tempo, l'attore non si ricorda che ha bevuto con la mano destra. Cambiamo punto macchina, facciamo per esempio una mezza figura frontale, quindi piazziamo la macchina da presa da qui, la piazziamo frontale. L'attore non si ricorda che ha bevuto con la mano destra, è ambidestro, azione, e beve con la mano sinistra. Montaggio, perché ripeto, è lì che ci rendiamo conto delle cose, montaggio, il bicchiere salterà, proprio scomparirà dalla mano destra e comparirà il braccio sinistro alzato col bicchiere che sta bevendo. Ovviamente sarà un errore e non posso tornare sul set, riattivare una macchina che si è fermata, perché quando finisce la parte della produzione, dello shooting, delle riprese, non posso far ritornare sul set gli attori, rinoleggiare il Palazzo Bianchi, richiamare gli attori, che magari uno sta a Roma, uno sta a Verona, uno sta a Brindisi, richiamare la costumista, la scenografa, la truccatrice, eccetera, eccetera, perché costa dei soldi. E quindi purtroppo quell'inquadratura lì magari non la posso più utilizzare, bruciata. La segretaria di edizione sta attenta affinché questo non avvenga, perché annota che l'attore ha bevuto con la mano destra. E quindi quando si cambia il punto macchina, l'attore, se per caso, ma un bravo attore vi assicuro che non lo fa questo, se l'attore per caso è distratto e cambia mano, lei dice: avevi l'altra mano, bevevi con l'altra mano. Quindi rimette le cose al loro posto. Ok?
Un'altra cosa che fa la segretaria di edizione, vedete quanto è importante come ruolo? Redige proprio un registro, ha dei fogli davanti a sé in cui praticamente scrive tutto quello che accade sul set. Intanto a che ora arriva sul set la troupe, a che ora si finisce di girare prima della pausa pranzo, a che ora si rientra dalla pausa pranzo, a che ora si finisce la giornata, eccetera, eccetera. Poi, soprattutto, redige un qualcosa che si chiama bollettino di edizione. È un foglio, proprio con delle cellette, con un prestampato, dove si scrive tutte le inquadrature, per esempio, inquadratura 1, primo piano di Domenico, scena 5, che ottica ha utilizzato, tipo, che ne so, 35 mm, quindi che ottica ha utilizzato, addirittura a volte anche a che altezza da terra è piazzata la macchina da presa. E alla fine di ogni ripresa, di ogni inquadratura, il regista dice sempre: questa inquadratura mi piace o non mi piace? In gergo cinematografico si dice buona, ovvero sono contento, mi piace al 100%, scartata, perché magari l'attore, mentre stava facendo quella scena, che ne so, è caduto, o il bicchiere si è rotto, oppure, che ne so, è finita la pellicola, quindi scartata, cioè vuol dire che non si può proprio utilizzare, oppure riserva. Cioè c'è, per esempio, una piccola parte che mi piace, oppure mi voglio riservare la possibilità di vederla dopo con calma, perché potrebbe anche piacermi, quindi riserva. Ok? Quindi buona, scartata, riserva. A chi serve questo bollettino di edizione? Servirà poi al montatore, lo vedremo domani. Arriverà poi nella post-produzione nell'ufficio del montatore. Perché al montatore, immaginate, arriveranno tonnellate di materiale. Ok? Immaginate un lungometraggio, quindi 4 settimane minimo di lavorazione. Sul tavolo del montatore arriverà, immaginate, 4 settimane di lavoro, quindi una mole di lavoro enorme. E il montatore non stava sul set, anche se apriamo poi una postilla su questa cosa qui, il montatore non sa nulla del film, e quindi come fa a capire quello che è accaduto? Grazie al bollettino, perché vede che la scena 5 al regista piace, e quindi io montatore metto in evidenza che la scena 5 è quella buona. Magari guardo anche le altre, ma so che la 5 è la scelta del regista. Chiaro? E quindi ovviamente ne tengo conto del fatto che la 5 è la scelta del regista. Quindi vedete che ruolo importante che ricopre la segretaria di edizione? È bello conoscere i ruoli, perché molte volte capitano persone che vogliono fare cinema, ma non sanno manco quali sono i ruoli del cinema. Quindi per esempio lei può scoprire che le piace tantissimo fare questo ruolo qua, che non conosceva. Però nel cinema è fondamentale. Quindi ora tu sai che c'è questo ruolo e magari ti incuriosisce e cerchi di capire meglio cosa fa. Ci sono anche delle scuole che ti insegnano ovviamente a diventare una brava segretaria d'edizione, anche se secondo me per essere brava devi avere comunque delle caratteristiche personali, delle attitudini. Una persona molto nervosa, per esempio, secondo me non è adatta a fare questo mestiere qua, perché la segretaria di edizione deve in qualche modo essere una persona calma, tranquilla, che deve in qualche modo anche confortare il regista, perché molte volte capita il regista che chieda alla segretaria, che ne so, su uno sguardo o su se c'era in campo un oggetto, tipo un microfono o un'altra cosa, e la segretaria non può rispondere incazzata nera, ma no, c'era quel... non può, deve stare calma, fare il suo lavoro con calma, perché altrimenti innervosisce i vari reparti. Riflessiva, stare molto attenta. Quindi se non hai spirito di osservazione, se non sei una persona attenta ai particolari già nella vita, non lo so, secondo me alcune cose non si possono imparare. Ma anche al teatro? No, è un ruolo prettamente cinematografico. Perché no? Sai perché non c'è nel teatro? Magari l'aiuto regista o altro. Sai perché non c'è nel teatro? Perché nel teatro c'è il momento presente. Nel teatro quello che accade è tutto già buono. Cioè quando si va in scena, quello che accade è buono. Non esiste che l'attore entra in scena, cade e dice scusate la rifaccio, è venuta male. No? Immaginate, pubblico in sala, io esco, mi cade di mano il bicchiere e dico la rifaccio un attimo, scusate, ricominciamo. Non esiste.
mi cade il bicchiere, il bravo attore teatrale è colui che fa sembrare l'imprevisto parte dello spettacolo. Mi cade il bicchiere, non mi spavento, non faccio finta che ho sbagliato, cioè non faccio capire che ho sbagliato, ma faccio finta che sia accaduto perché è scritto nel copione, perché è parte dello spettacolo. Questo è il bravo attore teatrale. Nel cinema, invece, se non è previsto dalla sceneggiatura e mi porta fuori, il regista dice stop, la rifacciamo. Nel teatro questo non avviene. Anzi, molto spesso accade che a teatro proprio la scena sbagliata risulta essere l'evento, diciamo così, dello spettacolo. Tipo, un mio amico mi raccontava che durante uno spettacolo tutti gli attori, ovviamente su invito del regista, che aveva comunque concepito la scena, dovevano chiudere la finestra. La finestra non si chiudeva. Diceva, quella è stata la parte più bella dello spettacolo. Perché c'è il momento presente. Il momento presente ovviamente prevede, mette in conto il fatto che ci possa essere un imprevisto. Anche nel cinema avvengono gli imprevisti. Molte volte capita sul set che durante una ripresa, un'inquadratura, avvenga l'imprevisto e piaccia così tanto al regista da lasciarlo poi nel montaggio finale. È chiaro, ma è una scelta del regista che ha comunque la possibilità, volendo, di farla rifare. Nel teatro questo non esiste. Perché poi non esiste nel teatro il ruolo del segretario di edizione? Perché nel teatro tutte le scene ovviamente si svolgono dall'inizio alla fine. Chiaro, non è che in teatro c'è la prima scena, poi c'è la quinta, poi si torna alla seconda. Però nel teatro questo non può avvenire. Nel teatro tutto quanto, le scene le vediamo, se io vado a teatro, ovviamente, essendo momento presente, le scene le vedo dalla prima all'ultima. È chiaro questo discorso qua. Magari può essere pure che il regista le monta non in ordine cronologico, ma le monti, che ne so, prima lavora sulla prima, poi vuole lavorare sulla quinta, sulla terza, ma quando si va in scena in teatro, la fruizione da parte dello spettatore è in ordine cronologico, dalla prima all'ultima scena. È chiaro? Momento presente. Nel cinema questo avviene, ma quando? Dopo il montaggio, sul grande schermo, avviene che il film lo vediamo dalla prima all'ultima scena, ma quando viene girato, quando avviene la performance da parte degli attori, non è in ordine, e non è mai in ordine, chiaro? Quindi anche se un attore, per esempio, ha la barba lunga, se io giro, esempio della Spagna, giro la prima scena in Spagna, poi c'è tutta la parte in Italia e l'ultima scena in Spagna, e io per comodità, per abbassare i costi, giro tutto quanto in Spagna, devo tener conto del fatto che tra la prima e la seconda scena in Spagna, che poi nei film verranno separate, passa del tempo. Quanto tempo passa tra la prima e la seconda? Un mese? E quindi l'attore avrà i capelli più lunghi, avrà magari la barba più lunga. Che ne so, se passa tra la prima e l'ultima scena, se passano 40 anni, addirittura sarà un altro attore, o sarà invecchiato l'attore, anche se io le giro una vicino all'altra. È chiaro? Io ho girato un film tempo fa, così facciamo esempi pratici, ho girato un film in cui la prima scena che ho girato era l'ultima, e poi c'erano le altre scene. Quindi l'attore protagonista aveva la barba lunga, i capelli lunghi, che cosa ho fatto? Ho detto all'attore, non tagliarti i capelli e la barba, ovviamente perché è più comodo tagliare che far crescere, no? Ci vuole meno tempo. E quindi ho fatto crescere i capelli e la barba all'attore, ho girato l'ultima scena, poi tagliato i capelli, tagliata la barba e giriamo tutto quanto il resto. Chiaro? Però bisogna tener conto di tutte queste cose qua. Niente lasciato al caso. Niente. Niente proprio. Ma io un quarto d'ora, se ci sono altri ruoli... Sì, assolutamente. E sono tanti i ruoli. Però questo era fondamentale capirlo. Parliamo un attimo del direttore della fotografia, e dopodiché, perché diciamo che costumista, truccatrice, sono dei ruoli che bene o male conosciamo, perché ci sono anche nel teatro. Dipende, se io ho una scena per esempio con 5 persone, posso avere una truccatrice, ma quanto ci metto a truccare 5 persone? Ci metto 5 ore? Ci metto 2 ore? Tempo che ovviamente tradotto è denaro, quindi magari per risparmiare soldi mi costa di meno assumere, invece che una truccatrice, averne 3 oppure una con 2 assistenti, e ovviamente fanno il lavoro, invece che in 2 ore lo fanno in un'ora, lo fanno in 20 minuti, lo fanno in mezz'ora. Tempo che risparmio allo shooting, cioè tempo che posso dedicare in più ad altre cose, chiaro?
Se ho una scena con 50 comparse ed è una scena in costume, l'attore non vuol dire che è una persona che non sa fare il suo mestiere manovale, è una persona che fa un lavoro che non è un lavoro artistico, chiaro? Mentre c'è il premio come miglior costumista, miglior scenografia, miglior sceneggiatura, perché sono artisti, chiaro? Direttore della fotografia non è colui che fa le foto di scena. Perché molte volte dicono, ah, quello che fa le foto, no, è quello che in qualche modo dà al film l'atmosfera per quanto riguarda tutto quello che concerne la luce. Fotografia vuol dire scrivere con la luce, che è un termine fantastico, fotografia, scrivere con la luce. Il fotografo che cosa fa? Fa foto statiche, perché ovviamente la fotografia è statica. Il direttore della fotografia invece illumina un qualcosa che non è statico, ma che è in movimento. Ma non vuol dire semplicemente che illumina, che accende la luce, che appiccia la luce, che fa vedere bene la faccia di Domenico, ma dà un'illuminazione che diventa in qualche modo intenzione, che contribuisce a dare un'atmosfera a quella scena. Guardate per esempio Apocalypse Now, direttore della fotografia italiano. Guardate per esempio la scena in cui c'è Marlon Brando che è completamente al buio e a un certo punto proprio si vede con la testa pelata che esce dal buio e la testa si illumina poco per volta. Quella è arte. Cioè non è che ha appiccicato la luce. È chiaro quello che sto dicendo. Quindi lui si preoccupa di capire come dare le intenzioni della sceneggiatura con la luce. Chiaro? Quindi creare delle atmosfere particolari, lo vedremo il pomeriggio con l'espressionismo tedesco, per esempio, dare con la luce un'intenzione in più, aiutare con la luce a creare un'atmosfera, a dare profondità al personaggio. Bergman, per esempio, i film di Bergman hanno una luce sempre molto contrastata, cioè con dei chiaroscuri, con delle ombre. Perché? Per dare magari al personaggio una personalità un po' poco chiara, molta introspezione, molto frastagliata, molto sfaccettata. Okay? Quindi uso magari una luce più contrastata, perché è un personaggio che vive di contraddizioni, è un personaggio molto tormentato. Quindi magari sto un po' banalizzando, perché quando si va negli stereotipi si banalizza un po', però magari uso una fotografia un pochino contrastata, quindi magari gli metto mezza faccia in luce e mezza faccia al buio per far capire che il personaggio ha una doppia personalità. Penso a Psycho di Hitchcock, che vedremo poi pomeriggio. Chiaro? Quindi lui illumina la scena con consapevolezza, dando un valore aggiunto a quello che è l'intenzione che parte dalla sceneggiatura. Ok? Molte volte il direttore della fotografia sta anche in macchina, cioè fa anche l'operatore. Chiaro? Aiuta il regista a capire che ottica utilizzare, a scegliere insieme l'ottica migliore per rendere quella scena lì. Vedremo il pomeriggio cosa intendo per ottica, per distanza focale, per lunghezza focale, eccetera, eccetera. Questo fa in poche parole il direttore della fotografia. È la figura più importante, se vogliamo, insieme al regista. Se andate su un set, spesso e volentieri, rischierete poi proprio di confondere quasi le due figure, per quanto è importante e sia presente il direttore della fotografia su un set. Rischierete quasi di confonderle a volte, le due figure. Ok? Ultima figura che vediamo, anche se ci sono poi tutti gli ispettori di produzione, direttori di produzione, eccetera, eccetera, che sono importanti, ma se abbiamo tempo li trattiamo. Una figura importante è anche l'aiuto regia. L'aiuto regia è la persona più vicina, non è il ruolo artistico, non c'è il premio miglior aiuto regia, ma è un ruolo fondamentale, perché è una persona che coordina tutti i reparti. È la persona più vicina al regista, quindi una persona di fiducia per il regista, ed è quello che per esempio chiede vari reparti. Quanto ci metti a truccare l'attore? 20 minuti. E tu quanto ci metti con la scenografia a sistemare le cose che vanno sistemate? 10 minuti. E il macchinista quanto ci mette a mettere il carrello per terra? 10 minuti. Capisce quali sono i tempi. Per
va da tutti i reparti a dire, per esempio, invece che 20 minuti cerca di metterci un po' di meno. Se vede qualcuno che sta con le mani in mano, gli dice: oh, che stai facendo? Dai, mettiti a lavorare, datti da fare. È quello che coordina, quello che mette insieme, che fa da collante fra i reparti. È quello che fa barriera per il regista. Se non ci fosse l'aiuto del regista, tutti quanti andrebbero da regista a chiedere: ma questa cosa qui come va fatta? Ma questa cosa qui come va fatta? Invece tutti quanti vanno dall'aiuto regista. Poi se lui si rende conto che a una cosa non sa rispondere, solo in quel caso là va a chiedere al regista, ma fa da filtro. Chiaro? Perché il regista deve lavorare con gli attori, ha da fare mille cose. Non può rispondere all'attrezzista che va a chiedergli: dove devo mettere questo bicchiere? A questa domanda qua può rispondere l'aiuto regista. Chiaro? Come il regista seleziona, per esempio, un aiuto regista? Cioè, Io direi come seleziona tutte le figure. tutte le figure. Cioè, perché, per esempio, mi è balenata questa idea in mente. Cioè, se un aiuto regista, per esempio, si presenta da un tipo istrionico come Tim Burton o Martin Scorsese, ovviamente è lì proprio per un ruolo di immagine artistica, lì fai un po' praticantato. E quindi, Vabbè, certo. voglio dire, per affacciarsi verso queste figure di spicco, Non parti come... come aiuto regista, parti come assistente alla regia, Quindi cioè parti come è con un un ruolo di minore curriculum, importanza. Cioè, diciamo. ragazzi, l'aiuto regista è una figura fondamentale. È una figura che se lavora male fa perdere tempo al film. E perdere tempo vuol dire che forse non lo porti manco a casa il film, non lo finisci neanche. Perché, ragazzi, se finiscono i soldi, il film non si fa. Cioè, se finiscono i soldi, si va tutti quanti a casa, il film non si finisce più. Quindi l'aiuto regista è quella persona che veramente si assicura che tutti quanti stiano lavorando bene. Cioè, è Quindi va importantissimo. scelto in Quindi base non al puoi mettere una persona curriculum, che non sappia diciamo. fare bene quel lavoro là, metti una persona esperta. In più ti dico un'altra cosa. Fateci caso quando vedete i titoli di coda di un film, perché vi prego, quando andate al cinema, rimanete fino alla fine. Guardatevi anche i titoli di coda, per rispetto nei confronti di chi ci ha lavorato e perché è bello, secondo me. C'è Cioè, anche la guardate i nomi della mu post-produzione, diciamo. delle musiche, del film. Molte volte alcuni registi mettono un bonus track alla fine, cioè aggiungono una scena in più, una scena extra alla fine, e alcuni se la perdono perché appena si accendono le luci, tutti quanti scappano dal cinema. Rimanete fino alla fine, proprio C'è veramente anche la per rispetto di chi post-produzione, ci ha lavorato. diciamo. C'è tutto, c'è veramente tutto. Molti Si non si capisce dove è stato capiscono. girato il film, quante persone ci hanno lavorato, come si chiamano le musiche, le canzoni, chi è il musicista. Cioè, secondo me è bello. Chiuso questa parentesi, fateci caso a questa cosa qui e poi chiudo. Anzi, 3 minuti mancano. Fateci caso, in un film cambieranno i macchinisti, cioè di un regista, prendiamo Tim Burton, di un regista di un certo livello. Fateci caso, cambieranno i macchinisti forse, forse, cambieranno magari gli elettricisti, ma vedrete che avrà sempre con sé lo stesso aiuto regista. La stessa segretaria di edizione, lo stesso direttore della fotografia, lo stesso musicista. Per quale motivo? Per il concetto di squadra. Se io mi rendo conto che un aiuto regista con me lavora alla grande, ci capiamo senza neanche parlare, ci capiamo al volo, mi fa funzionare il set, io non lo cambio più. Cioè, io lo faccio lavorare sempre con me. Addirittura vi faccio l'esempio di Hitchcock, che se l'è sposata la segretaria di edizione. La moglie di Hitchcock era una segretaria di edizione, era la sua segretaria di edizione. Perché non te la, non te la, non la molli più? Perché non è facile trovare una persona che sappia fare quel tipo di lavoro là e che capisca al volo quali sono le tue intenzioni. Non è facile. Quindi quei ruoli che tu dici non si cambiano quasi mai. Costumista, truccatrice. Truccatrice forse si può cambiare, ma neanche. Ma manco gli elettricisti cambio se vedo che sono bravi, che lavorano bene, che sono veloci. Non li cambio. È chiaro? Mi sa che abbiamo... Posso? Vai, sì. Alcuni No, era per chiudere e ruoli li ho riprendere. saltati, ma i più importanti, Sono... anche se non mi piace dire i più importanti, ma li ho trattati, credo. Se me ne scappa qualcuno, avvisatemi tramite streaming Allora, che l'approfondisco. sì, perché Annalisa mi diceva che hanno mandato due Ah, domande, fatta. però sono, cioè le potete anche,
pubblicare sulla bacheca, perché ce l'hanno mandati come messaggi privati. Fantastico. Cioè, non sono domande personali, tipo come si chiama tua moglie? No. Hai cani, gatti a casa? No. No, riguardava gli argomenti che stavi trattando, però perché me li deve trascrivere. Te li leggo, li facciamo subito dopo alle 2:30. Perfetto. Apriamo con le domande allora. Sì, con le 2 domande e ci rivediamo tutti quanti qui tra un'ora. E anche per la diretta streaming riprenderemo alle 14:30. Grazie e ci vediamo dopo. A dopo. Tutti e riprenderemo l'argomento con 2 domande che ci sono arrivate per la diretta streaming. Volevo ricordare alle persone che ci seguono in diretta streaming che potete anche pubblicarle sulla pagina Facebook Teatro Sospeso, perché ce l'hanno mandate come messaggi privati. Non abbiamo problemi a far vedere le domande che ci arrivano, quindi possiamo, non sono personali, quindi le possiamo pubblicare, cioè pubblicatele sui post direttamente. E quindi io riprenderei dalle 2 domande che in tarda mattinata ci sono arrivate come messaggi sulla pagina Teatro Sospeso. Se volete interagire con delle domande, scriveteci sulla bacheca di Teatro Sospeso. Annalisa leggerà la domanda e poi ce la riporta. E noi adesso riprenderemo con queste 2 domande e poi Vito Palumbo, l'esperto che sta trattando il progetto dall'idea alla sala, ci parlerà oggi pomeriggio di regia. Abbiamo come argomento da trattare regia e linguaggio filmico. Dimentico. Invece, per quanto riguarda, volevo ricordare per domani mattina avremo il montaggio e la post produzione, e domani pomeriggio avremo il mestiere dell'attore cinematografico. Ok. E la parola a te, che c'è il microfono. Okay. c'ho già il microfono. Allora, leggiamo un attimo le domande che sono arrivate, sono molto interessanti. La prima è, così chiudiamo anche il discorso dei mestieri del cinema. La prima è: esiste anche nel cinema il ruolo dell'assistente alla regia? Assolutamente sì. Non solo, ne approfitto per consigliarvi, mi ricollego alla domanda che ha fatto lui prima, non mi ricordo come ti chiami. Francesco. Lui chiedeva come, se è possibile, insomma, fare l'aiuto regista per imparare, eccetera, eccetera. L'aiuto regista non me la farà fare mai nessuno, se non avete un minimo di esperienza, però potete fare l'assistente alla regia. Diciamo che il mestiere più adatto per stare su un set e per imparare, per apprendere, è proprio l'assistente alla regia. L'assistente alla regia è, diciamo che il braccio un po' dell'aiuto regista. Intanto lo aiuta a comprendere, perché anche l'aiuto regista fa lo spoglio per capire bene quello che serve per il film, quindi lo spoglio della sceneggiatura, ovviamente, se no uno pensa chissà che cosa. E quindi l'assistente aiuta l'aiuto regista a fare lo spoglio della sceneggiatura, e sul set si rende disponibile intanto appunto il braccio dell'aiuto regista, quindi molte volte ai vari reparti a chiedere quanto tempo hanno bisogno per, che ne so, la truccatrice per truccare o la costumista per vestire l'attore, non va molte volte l'aiuto regista, che rimane comunque sul set, dove è importante che rimanga qualcuno, ma manda un suo assistente. A volte sono anche più di uno gli assistenti alla regia, quindi vanno gli assistenti ai reparti a chiedere quanto tempo hanno bisogno per essere operativi, quindi per mandare materialmente l'attore sul set. E poi, per chi ha visto Boris, che vi consiglio, perché a parte che è molto divertente e fa vedere in qualche modo come funziona un set cinematografico, in maniera ovviamente da commedia, però fa capire. Il protagonista di Boris faceva l'assistente alla regia, e quindi è un po', lo chiamano lì lo schiavetto in Boris, perché un po' l'assistente alla regia fa di tutto. È quello che dicevo prima io, quando ho detto che portavo i caffè sul set, in realtà facevo l'assistente alla regia, non c'è il ruolo del portacaffè. Facevo l'assistente alla regia, ovvero quando serve qualunque cosa sei disponibile a farla. Quindi se magari, che ne so, un attore o il direttore della fotografia vuole un caffè, si manda l'assistente a prendere un caffè e a portarlo. Cioè, niente di umiliante, niente di... È un ruolo anche importante come gli altri, insomma. Anche se in Boris è chiamato schiavetto, però comunque ha una sua dignità.
E quindi esiste come se esiste. E deve essere per chi vuole fare cinema un po' in qualche modo il ruolo a cui ambire all'inizio, secondo me. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, per i ruoli che hanno non si potrebbero confondere i compiti dell'aiuto regia e della segretaria d'edizione? Assolutamente no. Purtroppo in poco tempo è difficile far capire bene gli ambiti quali sono, ma sono ben distinti. Quindi, per esempio, l'aiuto regia, quindi ripetiamo al volo, l'aiuto regia fa la collante fra i reparti, cioè si assicura che tutti quanti siano sul pezzo, che tutti quanti siano concentrati, che nessuno stia con le mani in mano, che tutti quanti sappiano quello che sta per accadere. Ad esempio, molte volte l'aiuto regia, insieme alla segretaria d'edizione, prende gli attori e si assicura che sappiano le battute, o comunque si assicura, fa magari una prova con tutti quanti, con i macchinisti, elettricisti, operatori, eccetera, per provare il movimento di macchina, per provare l'inquadratura. Si assicura che nel momento in cui si è pronti a girare, tutti quanti siano effettivamente operativi, ecco. Invece la segretaria d'edizione non ha questo tipo di compito, non si interfaccia con i reparti se non nel momento in cui abbia bisogno che quel determinato reparto assicuri la continuità. Quindi, come dicevamo oggi, siccome lui ha una manica alzata e nella scena non l'aveva alzata, lei si avvalora della collaborazione della costumista. Per appunto mettere a posto il costume, per mettere a posto l'attore dal punto di vista del costume. C'è un oggetto spostato in scena, si chiama la scenografa o l'attrezzista affinché venga rimesso al posto, come da appunto da shooting, venga rimesso al posto quel determinato oggetto. Quindi non c'è un accavallamento dei ruoli, ma c'è una cosa del genere. Quindi per chiudere, spero che sia stato chiaro, ma eventualmente mandate la domanda della domanda e chiarisco ancora di più questa cosa. Ok, sì, infatti, chiudiamo in attesa di altre domande che speriamo arrivino presto, perché ci divertiamo con le domande. Anche voi qua, Anche voi, ovviamente, vabbè, voi lo sapete. Io ho cercato di improntare questo incontro in maniera molto aperta, molto. Magari domani con 50 persone sarà un pochino più complicato, però. Allora, se trovo. Allora, io voglio cominciare, se no troppi bla bla bla, ci rompiamo le scatole. Voglio cominciare questa seconda parte con un bellissimo video che vi voglio. È una sorpresa che vi ho portato. Un bellissimo video. Perché qui si parla, si parla, si parla, ma ogni tanto vediamo anche che cos'è il cinema, cioè vediamolo anche in maniera pratica il cinema. Vediamo quello che facciamo poi ogni giorno in questo mestiere. Quindi vi faccio vedere un putpurrì di film stupendi, movimenti di macchina bellissimi, fotografia fantastica. E niente, divertiamoci con questo piccolo video, così rompiamo un po' la monotonia del bla bla bla, che comunque serve.